Salve, sono Boban Pesov e benvenuti in questo nuovissimo video. È da tanto che non ci vediamo. La cosa più divertente è che ritorno qui sul canale a trattare argomenti assai leggeri. Il tramonto di Alba Dorata. E voi giustamente, ma chi se ne frega di Alba Dorata? Sì, ma secondo me è una vicenda parecchio importante e in questo video vi spiegherò perché. 2020, anno difficile per tutti quanti, ormai l'informazione è monopolizzata unicamente dal coronavirus. Forse è anche uno dei motivi per il quale questa notizia è stata trattata un po' così, con leggerezza. La disfatta di Alba Dorata, in fondo questo 2020 non è poi così da buttare via. Stiamo parlando del terzo partito neofascista all'interno del Parlamento ellenico, votato democraticamente dalla popolazione. What? Condannati definitivamente dalla Corte d'Appello di Atene, identificandoli come un'organizzazione criminale, violenta, neofascista, razzista ed omofoba. Una cosa da poco. Insomma, delle personcine deliziose. E ci hanno messo quasi 30 anni a capirlo i greci. Bravi! Siete peggio di Barbalbero, che ci mette 2 ore e mezza di film per comprendere che lo stregone bianco gli sta radendo al suolo la casa. Ma torniamo indietro nel tempo, 1993. Nelle sale esce il capolavoro di Steven Spielberg, Schindler's List, una delle pellicole moderne più importanti che tratta il tema dell'Olocausto. E invece nella vicina Grecia, un certo Nikos Michailoliakos, spero di averlo detto bene, ma dubito, dalla Lega Popolare Alba Dorata. Lega. Un piccolo dettaglio che in qualche modo potrebbe darvi l'idea di che personaggio stiamo parlando è un fiero convinto negazionista dell'Olocausto. L'effetto per lui andare al cinema a vedere Schindler's List, tipo, era come per noi andare all'epoca a guardare, non lo so, Vacanze di Natale 95. Una goliardica, ridicola pagliacciata. Questo è il loro simbolo. Mi ricorda vagamente qualcosa, a voi no. A detta sua, e chi sono io ad andare contro le parole di Nikos Mimistokazis, il simbolo di Alba Dorata non ha nulla a che vedere con la svastica del nazionalsocialismo del Terzo Reich. No, no. Loro si definiscono metaxisti. Non marxisti, metaxisti. In onore del primo ministro degli anni 30 greco, Ioannis Metaxas, un simpaticone che riorganizzò il governo greco, plasmandolo al fascismo italiano. Cioè, praticamente il loro modello era la vicina Italia. Ok, tutto chiaro? Bravo, Ioannis Metaxas! Per 20 anni Alba Dorata ha provato spesso ad imporsi a livello popolare ed entrare in Parlamento, ma venivano cagati poco. Dei Casa Pound e Forza Nuova qualsiasi. La svolta decisiva è arrivata nel 2012. Se in Italia i neofascisti, quindi quelli di Casa Pound e quelli di Forza Nuova, rimasti ancora a fare propaganduccia spicciola fra i quartieri poveri nella periferia romana e all'attivismo bieco del tipo "aiutiamo la povera vecchietta italica ad attraversare la strada e poi portiamole la spesa in casa", in Grecia i loro amichetti di Alba Dorata si sono evoluti. Appunto, elezioni 2012, questi ottengono il 7%. Entrano in Parlamento marciando come dei militari. Sul serio, storia vera. Cioè, immaginatevi dei cazzoni che entrano marciando. Da aiutare la povera vecchietta ad attraversare la strada, sono passati a pestare l'immigrato di turno che passa per strada. Per chi si ricorda, era un periodo difficile per la Grecia. Era sull'orlo dell'oblio, a causa del disastro economico senza precedenti. Occasione più che ghiotta per i fasci di Alba Dorata: entrare a gamba tesa, sparando tutte le cartucce migliori, ovvero la classica propaganda anti-Europa e anti-immigrazione, responsabili di aver portato la Grecia nel baratro. L'Europa sinistroide che ci vuole spolpare e gli immigrati che ci invadono per destabilizzare la nostra nazione. Vi ricorda qualcosa? Nel 2013, periodo di crescita per Alba Dorata, aumentando sempre di più i consensi fra la popolazione ellenica, il membro, e di membro stiamo parlando, fondatore Nikos Mikolostokazis, non mi ricordo veramente il nome, è difficile, venne arrestato insieme ad altri membri al vertice del partito con l'accusa di guidare un'organizzazione criminale, mandante dell'omicidio di un rapper famoso antifascista, un certo Pavlos Fissas, del quale non sapevo nemmeno l'esistenza. Come avevo detto prima, 2020, Corte d'Appello condanna Alba Dorata al Tribunale di Atene, con 15.000 persone che aspettavano il verdetto fuori dal tribunale, e a quanto pare ci sono stati anche diversi
diversi scontri, anche se a detta di molti la protesta era pacifica. Addirittura c'erano ex membri del Parlamento in mezzo al corteo. Non c'era alcuna volontà di scaldare gli animi, anche se per alcuni sembra quasi una cosa normale. Però in questo caso alcuni si sono lamentati della violenza da parte della polizia, anche perché un gruppo delle forze armate viene spesso accusata di essere a favore di Alba Dorata e che in passato spesso hanno chiuso un occhio di fronte alle violenze e agli atti di vandalismo da parte di questi. Anche lo stesso fondatore, ex militare, aveva degli ottimi rapporti con grandi pezzi da 90, no? Delle forze armate elleniche, che ricoprivano anche ruoli importanti. Gran parte dei votanti all'epoca di Alba Dorata erano componenti di milizie, forze armate e polizianti sommossa. Wow! Ho cercato di inquadrarvi i protagonisti di questo video, perché è importante sapere che la morte di Alba Dorata è un momento storico a livello europeo, proprio perché è stata colpita un'organizzazione neofascista, violenta, razzista e omofoba. La stessa Amnesty International definisce questa come una giornata storica, dove vince la democrazia, dove la stessa destra e sinistra si sono unite per distruggere un male comune. E ci sono riusciti. Ed è una vittoria del quale perfino noi qui in Italia dovremmo gioire. A questo punto qualcuno di voi potrebbe dire: ma dovrebbero farlo anche in Italia. Come abbiamo visto, Alba Dorata è arrivata ad avere un'influenza politica tale da permettersi di compiere degli atti sempre peggio, andando avanti con gli anni e ottenendo sempre più consenso, arrivando addirittura a commissionare omicidi. Qui in Italia queste scorreggine di Casa Pound al massimo, non lo so, ti versano la coca su un fumetto, per dirti, come è successo tempo fa al buon Antonucci. Oltre ad occupare illegalmente una struttura, fare una visita a Predappio una volta all'anno, organizzare cortei per omaggiare la marcia su Roma mentre si fanno prendere per il culo da Saverio Tommasi, e come abbiamo detto ad aiutare la povera vecchietta ad attraversare la strada, altro non possono fare. Per fortuna sono delle super mammolette in confronto a quelli di Alba Dorata. Eppure anche noi dal 2008 in avanti abbiamo vissuto una crisi economica, non dico come la Grecia, ma giù di lì. Beh, dobbiamo ringraziare i 5 Stelle. Fermi, c'è un motivo. Vi ricordate il periodo del Vaffa Day? Quando si riempivano le piazze, no? Di gente scontenta dalla politica. E in mezzo a quella folla c'erano anche gli estremisti, sia di destra che di sinistra. Lo so, è un po' assurdo, sembra un fritto misto di carne e pesce servito sullo stesso piatto. Antieuropeisti, totale sfiducia nella politica. Quando hanno perso fiducia nel movimento non si sono ritrovati orfani. 5 Stelle prima e Salvini dopo. Il capitano era un po' più affine alle loro idee. Ricordiamocelo, antieuropeista, contro l'immigrazione. E dare fiducia a questa persona si ha anche la certezza di arrivare in alto. Ed è anche successo, infatti. Capite che per alcuni nostalgici fascisti votare le scorreggine di Casa Pound e Forza Nuova è buttare via il voto. Basta solo non esternare troppo che sei fascista. Se poi c'è chi non si affida a uno come Salvini, si può essere sempre coccolati dalla signora Meloni. Perché no? Non è che in Italia non ci siano dei fascisti come in Grecia. Attenzione, ce ne sono, e ce ne sono anche tanti. Però hanno trovato una dimora. Una dimora più sicura, dove non possono esternare il loro pensiero così fino in fondo, così estremo, però una casa ce l'hanno. Ogni tanto, quando i loro leader scendono in piazza, esternano qualcosa di un po' più estremo, loro si sentono con quel brivido in più, no? Oh. Poi, una cosa voglio essere chiaro, non voglio assolutamente paragonare Alba Dorata alla Lega oppure ai Fratelli d'Italia, sono cose completamente diverse. Lo dico da uno che comunque non condivide nulla, né della signora Meloni né tantomeno del signor Salvini. Qui si parla di un partito come quelli di Alba Dorata che sono dei criminali, signori, dei veri criminali. Da un certo punto è paradossale, lo so. E siamo fortunati ad avere partiti come quello della Meloni e di Salvini, che in qualche modo comunque hanno raccolto in casa anche questa immondizia. Concludendo, a questo punto dovremmo ringraziare Salvini e la Meloni? Nah.